questi toccamenti, quindi andatevi a vedere, al limite se potete anche fare la presa, poi vedete una presa un po' particolare, senza però né troppo avvolgente, né troppo chiusa, né troppo tutto, cioè proprio una generica. E questo tipo, anche il becco d'anatra a volte va bene, perché il becco d'anatra, sarebbe questo tipo, è anche difficilmente identificabile. Toccamento a becco d'anatra, così. Questo toccamento è un becco d'anatra con tutte le dita, quindi è un po' largo ma non troppo. È un po' piccolo, non è una punta che entra, e allo stesso tempo non è una carezza. Non è, cavolo, è uno, si dice, la sua mente razionale non riesce a capire bene che tipo di toccamento sia. E quindi anche questo, magari iniziando dal piccolo, passando al becco d'anatra, incrementate anche la potenza. Ma il discorso dovrebbe essere che ad un certo punto arrivate al soggetto che è già si lascia andare. Quindi qui stiamo uscendo, questa è un'ipnosi quasi di sensibilità, che ad un certo punto tac, il soggetto va a terra, ma senza neppure bisogno di grosso sforzo. Il becco d'anatra è molto potente. E il toccamento becco d'anatra, la zona del collo, che ho detto ieri, è quella che funziona bene quando è al collana, io dico la zona del collana, perché qui c'è una parte morbida dà molto fastidio se non la toccate, voi dovete andare sull'osso, vi muovete sull'osso in questa zona, cioè, infatti sulle dispense che vediamo abbiamo scritto la zona della collana, se lei stesse guardando la luce, questa zona della collana, anche sulle spalle, parte frontale, se quando voi fate questo tipo di lavoro, lei ormai si lascia andare. Quando fate questo tipo di lavoro, come si dice, con un soggetto, diciamo così, se adesso iniziate a farlo in piedi, poi se lo fate con una persona seduta, bene o male, allora chi è seduto non reagisce poi. Quindi per forza dovete imparare a capire le reazioni quando uno è in piedi, perché lo vedete. Chi è seduto non può, cioè al limite può andare avanti un po' con la testa, però dovete essere capaci di capire con piccoli toccamenti altre cose, magari che si rilascia la guancia. C'è la facies ipnotica. Che significa? Lei, per dire, la guancia non c'è ancora. Lei è nello stato di rilassamento, ma ci sono anche alcune. Comunque qui, per dire, in questa zona secondo me si è già un po' rilassato un certo muscolo, perché lei ha la tendenza, ci sono piccoli movimenti qui, la testa comunque è andata avanti. Diciamo che quando avete una persona seduta l'unica cosa che avete da vedere è la faccia e quindi dovete vedere piccoli muscoli che tendono a cominciare a distendersi e teoricamente vanno in questa direzione, via via più. E quando fate, però iniziate in piedi, adesso lo farete in piedi così lo vedete chiaramente. E avete anche un altro tipo di induzione, piccolissima, senza niente di impatto, apparentemente non state facendo. Allora, se io faccio così, c'è una reazione, però questa reazione rimane all'interno, non viene scaricata, perché lei sente di essere stata toccata. Quindi a poco a poco incrementiamo qualcosa, come se scaldassimo sempre più ogni toccamento scalda un qualcosa. Però diciamo queste cose è meglio che le vediate, quindi un po' di passi, un po' di toccamenti e magari per finire, qui ci stanno bene le suggestioni, in questo momento tra poco aprirai gli occhi, ti sentirai bene, ti sentirai fresca, sentirai molta energia all'interno del tuo corpo, quando la prossima volta che scenderai in questo stato scenderai ancora più profondamente.